agli stand che hanno consentito anche di vivere altri momenti e di seguire giorno per giorno questa manifestazione. Io lo voglio dire con le parole di Maurizio De Giovanni. Non è un caso che la prima festa nazionale di Articolo 1 si tenga a Napoli. Napoli, città del lavoro precario, del lavoro negato, Napoli, città che combatte, che resiste, che non si piega, Napoli, capitale del mezzogiorno, Napoli, capitale dell'accoglienza, del dialogo, dell'ascolto e della multiculturalità. Grazie Napoli per aver accolto questa bellissima manifestazione e per questo consentitemi di dire un vero grazie a tutti i militanti, ai più giovani, ai più anziani, a coloro che hanno fatto anche cose semplici, dallo spazzamento del cortile alla costruzione di uno stand, alla pulizia, a coloro che hanno consentito con un'organizzazione complessa, faticosa, di mettere in valore questo evento, e grazie in particolare all'architetto Enrico Caruso che ci ha consentito di ospitare questa manifestazione in una splendida location, nel cuore del centro antico di Napoli, in un luogo che unisce cultura, radici, con una pianta dell'ulivo che guarda sopra di noi, in modo tale da unire storia, cultura, arte, memoria. Noi vogliamo andare avanti. Poi sarà il confronto dopo di me, che lancio subito, a dire parole più chiare. Io penso che i cittadini che sono venuti con noi e con loro i militanti di Articolo 1 e della sinistra ci chiedono parole chiare. Dicono basta con il politicismo e con i ritardi, uniamoci insieme per un programma netto e un profilo chiaro in discontinuità con le politiche di governo fin qui seguite. Ora se si aspettano un segnale da noi, io credo che e spero che già da questa sera noi possiamo prendere il largo, possiamo gettarci in un campo aperto che ci consenta di fare un bel viaggio e costruire una grande forza popolare della sinistra, aperta, civica, con i movimenti, con le associazioni, con il mondo del cattolicesimo democratico, unitaria, per far sì che ci possa essere un'affermazione vera dei valori del centro-sinistra. Grazie Napoli, grazie Articolo 1 e ora la parola a Roberto e a Giuliano Pisapia. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo arrivati al momento più atteso, non solo perché è la conclusione di questa festa, ma anche per chi abbiamo sul palco, Roberto Speranza e Giuliano Pisapia, e con loro abbiamo tante questioni di cui discutere e tanti argomenti su cui sarà importante mettere dei punti, perché credo che siano tanti, non solo i tanti che affollano questo bellissimo scorcio di Napoli, ma tanti cittadini, tanti elettori vogliono capire che cosa sta succedendo a sinistra, e credo che non ci sia modo migliore per capirlo con i due interlocutori che abbiamo sul palco. Io voglio cominciare subito da Giuliano Pisapia. Giuliano Pisapia, protagonista indiscusso del dibattito politico degli ultimi mesi, perché la domanda che cosa fa Pisapia è una domanda che risuona continuamente, poi alcune risposte le dà Pisapia medesimo, altre le danno invece intorno a lui, e non è detto che combacino queste risposte, ma adesso abbiamo lui e io voglio partire subito con una domanda, perché appunto Pisapia è qui con Speranza. Da tempo è in corso un dialogo tra MDP e Campo Progressista in prospettiva della creazione di una forza politica che possa correre alle elezioni, però la domanda è questo il punto? Cioè, si sta lavorando alla costruzione di una forza politica comune? È una forza politica che passa da alcune mosse e quali? E soprattutto è una costruzione subordinata al fatto che succedano alcune cose, per essere chiari. Cambia qualcosa se ci sarà una legge elettorale nuova o se si voterà invece con la legge elettorale attuale? Facciamo un po' di chiarezza su questo punto, perché credo che tanti elettori se lo stiano domandando e ancora non si siano fatti un'idea precisa. Sì, un saluto a tutti, grazie ai compagni e alle compagne che oggi sono qui, a quelle che hanno preparato e mi hanno
fatto conoscere, pur essendo di discendenza napoletana e quindi conoscendo Napoli benissimo, questo posto bellissimo che effettivamente mi mancava. Beh, la domanda è bella, ma credo e spero che sia utile. Dico con chiarezza subito, non sono qua per verificare a pausometri o d'altro, sono qua per cercare di dire quello che penso, per essere chiaro, visto che dicono che sono talvolta confuso, ma nella convinzione che la verità è ancora rivoluzionaria. Allora io vorrei partire da non una cosa che, scusami, mi disturba, è quando dicono cosa ne pensa Pisapia. Se parlassimo di altro, evidentemente uno può avere delle idee e avere delle risposte. Io sono sempre stato per il noi e non per l'io. C'è un movimento che è sorto oltre un anno fa, si chiama Campo Progressista, di cui io sono un esponente, non sono né il presidente né il segretario, e quindi direi veramente a tutti di finire questa contrapposizione tra il PD e Pisapia, questa contrapposizione tra l'articolo 1 e Pisapia. Qua ci sono due vari movimenti e io credo, e l'ho sempre detto, senza mai cambiare idea, lo so benissimo che solo gli stupidi non cambiano idea, ma se mi accorgesse che non era il cammino che volevamo percorrere come Campo Progressista, sarei stato ingenuo ad andare avanti. E cioè io credo che in questa situazione, in cui la sinistra e il centro-sinistra, non solo il PD, la sinistra e il centro-sinistra, hanno perso, e quindi anche il PD evidentemente, senza per ora parlare di centrosinistra o di chi sia di centrosinistra, ha perso oltre 3,5 milioni di voti. Se abbiamo perso qualsiasi entusiasmo di partecipazione dei più giovani, oggi non si parla più di lotta di classe, si parla di lotta generazionale. Se siamo in una situazione in cui c'è, lo ricordava prima la Presidente Boldrini, una sfiducia della politica enorme. Io credo, come pochi altri, ho fatto tante avventure in politica e ci ho creduto da sempre nell'impegno politico come servizio, non come professione, come potere, nel senso di potere che poter fare le cose, quindi come verbo e non potere come sostantivo. E credo di averlo dimostrato concretamente. Sono e sento che soprattutto quelli che ci hanno abbandonato, soprattutto quelli che non si impegnano più, quelli che non si sono mai impegnati, sono stufi di sentire solo parole, solo critiche. Io credo che bisogna cambiare modo di fare politica, e cioè quando si critica qualche cosa, quando si dice che qualche cosa è sbagliato, allora bisogna avere la forza e il coraggio di fare una proposta alternativa. Allora noi siamo partiti come Campo Progressista pensando a un campo veramente largo, aperto, ampio, di una sinistra di governo che tenesse insieme anime, esperienze diverse ma con gli stessi principi e gli stessi valori. All'interno di questo percorso, secondo me ci stanno e ci vogliono stare il civismo, quello vero, non il civismo, quello strumentalizzato in campagna elettorale. Il cattolicesimo democratico, i laici cattolici che vivono nell'associazionismo, che si impegnano nel volontariato, l'ambientalismo che in questi anni in Italia, ma non solo in Italia, è stato completamente dimenticato o ignorato. Potrei andare avanti. Tante persone che sono uniti dagli stessi valori, dagli stessi obiettivi, che chiaramente hanno anche talvolta posizioni diverse. Pensavo, e abbiamo detto a tutti, che questo era il nostro progetto e che questo progetto poteva marciare se ognuno che era organizzato, compreso Campo Progressista, si fosse sciolto in un campo più ampio. Ebbene, io lo dico con... è bellissima questa festa, quindi vi ringrazio. Però non, dobbiamo essere onesti. Se la volontà è quella di arrivare a questo campo largo, noi di questo campo largo non dobbiamo perdere né un'anima né una persona o fare di tutto per non perderla. Invece è avvenuto qualcosa di diverso. C'è chi ha costruito il suo piccolo partitino, c'è chi invece si è allontanato perché quel partitino è stato fondato, è stato portato avanti.
Io d'insieme avrei voluto fare anche questa festa, e invece la festa di articolo 1, e mi dispiace, lo dico con il massimo di amore nei confronti dei compagni e di amore nei confronti del nostro futuro. Allora io dico, andiamo avanti, ma insieme a tutto quel popolo che ha guardato con interesse alla nostra e alla vostra esperienza. Andiamo avanti non per fare qualche cosa che unisca due soggetti, perché mi sembra che, ma che unisca un mondo più ampio. Se questo, l'ho sempre detto, se questo è il percorso, noi ci siamo e ci saremo. Legge elettorale, e quindi chiaramente poi se arriva, mi sembrava che una domanda fosse anche sulla legge elettorale. Allora, io credo che due cose sul consultellum, su quella, la legge che oggi è all'esame della Camera. Ne discutevo ieri con il ministro Orlando in un'altra iniziativa, anche quella molto partecipata. Io, quando è stata fatta la prima proposta del cosiddetto Rosatellum, se si chiamasse in maniera diversa, credo che sarebbe un bene per tutti e soprattutto per farci capire, e avevo detto allora che c'era stata finalmente un'apertura rispetto a qualcosa di completamente diverso, a una legge proporzionale come quella attuale che creerebbe una situazione di disastro per il futuro del paese, di ingovernabilità e quindi di certezza che alla fine, malgrado le promesse fatte in campagna elettorale, ci saranno, diciamo, maggioranze anomale, tanto per dire una cosa gentile e non cattiva, alleanze non volute dagli elettori. Ognuno sarà costretto di tradire quello che aveva detto in passato, come è avvenuto nel 2013. Diciamocelo per te, anche per il Partito Democratico, anche per chi era all'interno del Partito Democratico. Io questo non lo voglio, quindi quando ho visto una proposta di legge che andava in una direzione diversa, ma che purtroppo era sbagliata, ho detto un piccolo passo avanti, ci sono tante cose da cambiare. In una situazione in cui, anziché cambiarle in meglio, si è fatto un grande passo indietro, io dico quello non è quello che non io avevo chiesto. I nostri cittadini avevano chiesto e chiedevano fare scelte serie per quello che più volte ha detto la Corte Costituzionale, una legge in cui ogni cittadino potesse non solo scegliere ma anche conoscere il proprio candidato, l'ha detto la Corte Costituzionale, la governabilità possibile, la rappresentanza all'interno del Parlamento. Allora, se si fanno passi indietro rispetto al Rosatellum che si era proposto, credo, 8 mesi fa, e nel frattempo è successo di tutto, dal tedesco all'alleanza con Berlusconi, nella legge elettorale, con Salvini, con i 5 Stelle, io credo che quella non è la soluzione. Posso aggiungere che ho molto apprezzato invece gli emendamenti fatti da articolo 1, dal Movimento Progressista, dal gruppo parlamentare, perché sicuramente se fossero quegli emendamenti approvati saremmo finalmente in una sorta di Mattarellum, che è la legge che tutti noi auspichiamo, perché garantisce per quanto possibile quei 3 principi indicati dalla Corte Costituzionale. Allora, parliamo della situazione attuale. Oggi, e io credo se andrà alle urne, ma non lo so, nel caso non guardiamo a qualcosa di ipotetico, ma alla realtà. Oggi siamo con una legge elettorale proporzionale. In una legge elettorale proporzionale io credo che, come è stato già detto, i nostri avversari devono essere le destre e i populisti, i nostri competitori, il che significa cercare di fare, avere un voto in più di loro, so che è difficile, è anche l'attuale Partito Democratico. Arrivo subito da Speranza, ma solo per chiarezza, così abbiamo anche modo di proseguire bene. Quando parlavi della necessità appunto di non chiudersi in quelli che hai definito partitini, quindi significa che la condizione per andare avanti è anche che i soggetti coinvolti nella costruzione di questo nuovo centrosinistra rinuncino alla loro identità, cioè si sciolgano subito in un contenitore più ampio? Ma io pensavo in una gradualità delle piccole cessioni di sovranità in un percorso. Sapevo, non sono ingenuo, che non sarebbe stato facile, ma era l'unico percorso in cui vedevo come obiettivo quello di un soggetto nuovo, veramente e radicalmente innovativo, che potesse restituire fiducia ed entusiasmo, non l'insieme di tanti mondi del presente o del passato. Quello secondo me era fondamentale, dare il segnale di una novità, non facile, ma possibile, e io credo ancora possibile.
Cioè non volevo e non vorrei una situazione in cui la coalizione tra due persone, tra due soggetti, poi possa portare a perdere invece soggetti, realtà, organismi, associazionismi che guardano con interesse a questo percorso, che sono curiosi, che devono fare ancora il salto di qualità. Però voglio dire una cosa, veramente concludo. Io questo discorso che ho sempre fatto, che continuo a fare, altro che tentennamenti, l'ho sempre fatto e lo dico qua anche con molta chiarezza, proprio per essere onesto intellettualmente nei vostri confronti, per vedere cosa si può fare insieme, cosa si deve fare insieme. Io dico una cosa, io continuo a ricevere da tutti i territori d'Italia, anche oggi mi è capitato in 3 occasioni, di persone, sindaci, vice sindaci, amministratori, quelli che ogni giorno vivono le difficoltà del paese e devono dare risposte, la volontà di avere come punto di riferimento una casa comune come quella che non io, ma noi abbiamo indicato. Roberto Speranza, insomma, Isabia ha già messo sul tavolo alcune questioni fondamentali, anche esprimendo evidentemente del rammarico per alcune cose che forse fin qui non sono andate come lui e la sua area sperava. Su questo ti chiederei subito una tua valutazione rispetto al tema fondamentale su cui dobbiamo andare subito a calare. La costruzione del nuovo centrosinistra deve fare i conti con l'esistenza di un partito che è tuttora il partito principale del campo di centrosinistra, il PD, e deve quindi dirimere una questione fondamentale. Come si fa, dal vostro punto di vista, a creare questo nuovo centrosinistra inevitabilmente in prospettiva, anche tenendo conto del PD, che comunque rappresenta milioni di elettori? La via migliore è quella di cercare in qualche modo una strada anche prima delle elezioni, utilizzando tutto quello che la legge elettorale permetterà, per trovare delle formule di intesa, oppure la via migliore è quello di sfidare il PD alle elezioni in modo tale da aprire con una competizione elettorale il campo per una possibile nuova sinistra? Ma intanto buona serata a tutti, grazie per questa straordinaria partecipazione, grazie per questi 5 giorni bellissimi in cui abbiamo restituito un pezzo di dibattito, di dialogo, tra l'altro in una città straordinaria. Voglio dirlo anche io, un abbraccio ai nostri compagni di Napoli e in modo particolare a Francesco e Arturo Scotto, che si è caricato in maniera terrificante questa festa, quindi voglio dargli veramente un abbraccio. Bene, io penso che questa discussione ci serva come il pane, ne abbiamo bisogno. E ne abbiamo bisogno esattamente nei termini di chiarezza che Giuliano ha provato ad indicare. Credo che questo dibattito ha un senso se ci fa fare un salto, altrimenti diventa una finzione inutile, e quindi anche io dirò con assoluta chiarezza come la penso. Però fatemi fare una premessa. La paura più grande che ho dentro, lo dico a me stesso, lo dico a tutti i nostri dirigenti politici, a tutti i militanti che sono venuti qui da mezza Italia, è che noi stiamo perdendo la nostra gente, perché stiamo parlando di noi e non di quello che la sinistra dovrebbe fare. Abbiamo smesso di parlare dei problemi dei cittadini, ci siamo attorcigliati attorno a sigle che nessuno comprende, penso alla mia, quella a cui sono affezionatissimo, non parlo di altro. E poi c'è un popolo che chiede una casa e chiede il coraggio di una rappresentanza a testa alta, c'è un popolo che dice no a un modello del lavoro che è fatto di umiliazione dei diritti, c'è un popolo che dice no a un modello che non è più ecosostenibile, c'è un popolo che dice no, per esempio, all'idea che si tolga la tassa sulla casa anche ai miliardari. Noi dobbiamo rovesciare la piramide, basta parlare di noi, ripartiamo dai problemi delle persone, solo se facciamo così potremo riconquistare la fiducia con le persone. E allora guardate, anche qui io la metto in maniera netta. Dal 1° luglio al 1° ottobre noi non siamo stati alla altezza del compito che avevamo. Dal 1° luglio al 1° ottobre. Io mi assumo tutta la responsabilità possibile, ma posso dirvi fino in fondo come la penso? Io non riesco a capire perché. Non riesco a capire un solo motivo per cui io e Giuliano Pisapia non siamo nello stesso partito. Non riesco a capire perché, così come non riesco a capire perché non sono nello stesso partito con tanti altri, che pure ci sono, che animano un universo largo del centrosinistra. Io mi sento di centrosinistra, è la mia vocazione,
è la mia storia, è il mondo in cui mi sono formato. E il centrosinistra di cosa è fatto? È fatto del cattolicesimo democratico, che è un pezzo della nostra cultura straordinaria, irrinunciabile. Ancora oggi a Cesena Papa Francesco dice parole straordinarie sulla valenza della politica. E poi le culture politiche, le culture della sinistra, la cultura laica, quella socialista, e poi ancora la sinistra che c'è oggi in Italia, quella organizzata. Ieri c'è stato Pippo Civati, c'è stata Sinistra Italiana. Io non riesco a spiegare una sola ragione del perché noi siamo ancora divisi. E allora io dico basta, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo. Basta, la nostra gente finirà per non capirci più. Abbiamo bisogno di uno scatto vero, con una nettezza sulla politica e una chiarezza sulla politica, a partire dalle questioni dell'agenda del Paese. E io sono convinto che ci mettiamo 10 minuti a mettere in fila le 4 priorità più importanti. Guardate, io lo dico sempre girando per l'Italia come un matto da sud a nord, con tanti di voi che hanno aperto circoli in realtà. E noi viviamo dentro un paradosso di questo tempo, Stefano, perché il problema non siamo noi. Questo è il tempo in cui le diseguaglianze esplodono, mai forti come oggi. Io lo ripeto dappertutto, 8 uomini nel mondo hanno la stessa ricchezza della metà più povera del pianeta, e la sinistra è senza parole. Questo è il tempo della sinistra e la sinistra sembra assente. Questo è il punto. Non le questioni tra di noi, non le discussioni tra Tizio e Caio, tra piccole sigle. Possiamo provare ad essere a questa altezza? E allora anche qui io penso che ci sia un tema che ci riguarda. E io sono convinto che il PD sia un partito importante di questo Paese. Io ci ho creduto. Ancora quando penso a quel partito ho un sentimento di sofferenza genuino, vero, perché ho dedicato una parte significativa della mia vita, e per me il PD non sarà mai un nemico. Ma il problema è cosa fai, il problema è che idea di società esprimi, e il punto è che il PD negli ultimi anni ha espresso un'idea di società sbagliata: togliere i diritti ai lavoratori anziché aumentarli, dire ciaone il giorno del referendum delle trivelle anziché dire costruiamo insieme un modello ecosostenibile. E ancora, questo è il punto. Allora io dico rovesciamo la piramide e mettiamoci subito tutto il coraggio possibile. E io lo dico subito qui da questo palco senza alcun dubbio: noi siamo pronti. Giuliano, noi abbiamo fatto un movimento, non un partito. Articolo 1 è un movimento. Un movimento in una fase di transizione. Per me questo movimento è pronto a fare un salto, con coraggio. Ma questo salto lo si fa costruendo una nuova sovranità. Non lo si fa in un accordo di una stanza di Roma. E per me una nuova sovranità si costruisce se chiamiamo un popolo a dire scegliete. E allora la mia proposta qual è? È una grande assemblea democratica, in cui chiunque abbia voglia di stare dentro questa storia, non la storia di Speranza o di qualcun altro, ma la storia delle grandi tradizioni, delle grandi culture politiche, di chi si batte contro le diseguaglianze, perché questo significa essere di sinistra. Noi siamo pronti, se è questo, da subito, a buttarci con tutta l'energia possibile per dare vita ad una nuova storia. E il tempo è finito. Il tempo è scaduto, non ce n'è più, guardate. Tra qualche mese si sciolgono le Camere. Il punto non è il destino di qualche parlamentare. Il punto è che c'è una storia che rischia di non essere più rappresentata. Io sono terrorizzato. Il quadro della politica italiana oggi non è confortante. Pensateci per un istante. Il centrodestra è molto forte perché è in sintonia con le paure di questo tempo. L'immigrazione, le guerre, il terrorismo, e noi non possiamo sottovalutarlo. I grillini, i 5 Stelle, li abbiamo visti al governo nel loro disastro, ma interpretano una rottura che c'è, che è nella società. E poi purtroppo c'è quel PD che dovrebbe essere un interlocutore, ma che ha disegnato un modello di società opposto a quello di cui sarebbe bisogno. E allora io dico non aspettiamo un solo istante e buttiamoci subito con coraggio
finalmente superando limiti e difetti per la costruzione di questa nuova grande storia per l'Italia e per la sinistra. Allora, qui intanto c'è non una mia domanda, ma da rispondere a quello che è un vero e proprio appello di speranza, e quindi immagino che Pisapia voglia subito rispondere, però poi anche a lui chiedo la stessa cosa, no? Pisapia lo ha detto decine di volte, è chiarissimo, il PD non può essere il nemico di chi costruisce un nuovo centrosinistra, però fermo questo principio resta poi la questione molto concreta, non è il nemico, ma poi fra pochi mesi si vota, in che modo ci si rapporta col PD? Sarà una sfida elettorale il modo per risolvere le controversie aperte sull'identità della sinistra, o bisogna fino all'ultimo cercare una via di incontro con il Partito Democratico, magari anche a costo di rinviare questo momento invece di ricostruzione che Roberto Speranza invoca come necessario, urgente? Ma io credo che spesso si dimentichi chi è stato all'interno del PD fino a qualche mese fa e chi non c'è mai stato. Perché anche questo, secondo me, è importante ricordarlo, perché senza memoria non c'è futuro, diceva qualcheduno. Ma non lo dico ai compagni che hanno fatto quella scelta, lo dico soprattutto in prospettiva. Io credo di aver sempre detto che ci vuole discontinuità di merito e di metodo, e aggiungo che è bastato quella discontinuità di metodo che ha dimostrato il presidente Gentiloni per far avere nell'attuale governo un consenso molto maggiore, o nell'attuale presidente del Consiglio molto maggiore rispetto a quello che aveva il precedente presidente del Consiglio. E quella maggiore adesione o maggiore attenzione vuol dire aver già recuperato una parte dei voti che il PD aveva perso, che il centro-sinistra aveva perso. Il secondo aspetto, che secondo me è opportuno ricordare, hanno prima una parentesi, perché prima tu hai detto non si fa nelle stanze di partiti, è quello che sto dicendo da anni, tanto è vero che non sopporto le stanze e le riunioni nelle stanze di partiti, soprattutto quando ci sono 19 uomini e una donna, e l'ho fatto io questo però, perché la mia giunta era ed è sempre stata di una giunta con una parità di genere. Ma non solo, ma anche nelle amministrate, nelle società del Comune di Milano, a tutti i livelli c'è stata la parità di genere e c'è stata la nomina a livelli epocali o l'indicazione di donne e di giovani, giovani donne e uomini. Aggiungo che secondo me questo non è un tema secondario, è un tema fondamentale, perché se non ci sono sensibilità diverse all'interno di un confronto continuo, di un percorso comune, alla fine si sbanda. E allora io credo che sia fondamentale dal punto di vista proprio di come andare avanti, ripartire dai contenuti. Ma non è chiaro che sui contenuti stiamo lavorando tutti? E a questo punto ci vuole la sintesi, perché è sui contenuti che noi troviamo l'unità, non sulla coalizione a freddo, sulle fusioni a freddo. E sui contenuti andiamo a verificare, e io l'ho verificato leggendo quello che è emerso dalla, diciamo, conferenza programmatica di Articolo 1, quello che è uscito dalle officine delle idee, quello che mi viene proposto dagli ambientalisti. Abbiamo una sensibilità, diciamo, neanche simile, ma identica. Per anni forse abbiamo sbagliato rispetto alle priorità, ma adesso abbiamo anche la chiarezza delle priorità. Allora vorrei dire una cosa che io vedo positiva in questo momento. La prima sfida sarà nella prossima legge di bilancio. Se noi riusciremo in quella legge di bilancio a dare un segnale di discontinuità con maggiore attenzione, ma anche maggiori fondi, anche maggiori scelte migliori sul tema della diseguaglianza, della lotta alla povertà, del lavoro soprattutto, ma non solo dei giovani, se saremo capaci di dare una risposta sui temi ambientali, allora noi avremo fatto un grande passo avanti e potremo andare al confronto elettorale, che sinceramente mi interessa come risultato, non mi interessa come persona,
diventa fondamentale per cambiare il paese e quindi per passare dalla discontinuità con un soggetto alla discontinuità con la destra e con i populismi. Troppo spesso ci dimentichiamo dell'Iger persona, troppo spesso ricordiamolo ai nostri concittadini, alle persone che vediamo ogni giorno. L'altro ieri ero a Mantova, ieri ero a Parma, la prossima settimana sarò al sud. Ricordiamo cos'è successo, cosa hanno fatto quei governi e facciamo delle proposte comuni. Io credo che questo sia il percorso giusto, questo è il percorso vincente e questo è il percorso che ci fa anche guardare in maniera diversa l'Europa. Io credo che uno degli elementi, ho scoperto che ieri era Varoufakis qua a Napoli, l'ho letto sui giornali, io l'ho visto in un dibattito nei giorni scorsi, ebbene, l'idea che l'Europa sia fondamentale, ma che sia fondamentale cambiare questa Europa e come fare questa Europa diversa, credo che sia uno dei nostri obiettivi, perché senza un'Europa diversa i temi ambientali non li potremo risolvere. Ecco, io credo che questo è il percorso in cui ho creduto, e ho una grande preoccupazione, non di accelerare sui contenuti, non di accelerare sul fatto di mettere insieme le nostre comunità, quello mi piace, avrei voluto farlo anche qualche mese fa, ma accelerare in modo di perdere mondi, pezzi, esperienze, valori e soprattutto capacità di stare insieme di tante persone che ci guardano con simpatia, che ci guardano con attenzione, ma che non vogliono un partitino del 3%, vogliono un nuovo soggetto politico radicalmente innovativo in discontinuità con l'attuale centrosinistra. Io credo in quella e ho la forza e il coraggio di dirlo ovunque. Quindi in questo percorso che immagini c'è anche l'interlocuzione col PD ancora? Però, scusami, ma credo di averlo detto tre volte. In questa legge elettorale e con questa legge elettorale non c'è nessuna possibilità di alleanza col Partito Democratico. Può dispiacere, può far piacere, non lo so. È la realtà. Forse è la mia esperienza di sindaco e la mia professione. La mia professione si parla sulla base degli atti, uno può dire fare la ringa di tre ore, ma se non dimostra con gli atti che forse quello che ha detto il pubblico ministero era sbagliato, non raggiunge l'obiettivo. È lo stesso come sindaco, o fai le cose o non ti fai vedere in giro per la città, perché non solo la gente ti fisca, ma la gente non ti saluta. Invece se hai fatto le cose, la gente ti saluta, al limite anche ti critica, ma in maniera costruttiva, propositiva. Allora, la legge elettorale è proporzionale, e in una legge proporzionale noi, ho usato dei termini diversi, però vorrei che fosse ripreso, con questa legge che è proporzionale i nostri avversari sono e saranno la destra e il populismo, i 5 Stelle, i nostri alleati saranno tutti coloro che vogliono fare questo percorso in competizione con una lista diversa del PD. Ho detto anche prima, non ci spero, pigliamo un voto più di loro. Abbiamo fatto chiarezza su un punto. Devo dire che questa cosa di prendere un voto più del PD mi piace molto, devo dire che questa mi piace davvero molto. Ecco, Speranza, l'appello è stato chiaro, la risposta anche di Pisapia mi pare lo sia altrettanto. A questo punto, a proposito di contenuti, che è un tema fondamentale, la legge di bilancio è già una prima sede in cui in realtà oltre... È fondamentale che domani avremo ufficialmente un confronto insieme, così metto anche questa parola che ci piace molto, con la Presidente del Consiglio proprio per parlare e fare le nostre richieste che vanno nella direzione che avevo indicato prima. Diceva appunto Pisapia, la legge di bilancio è già una sede in cui si possono mettere sul campo dei temi che potranno tornare in campagna elettorale e diventare il cuore della campagna di questo nuovo soggetto. Però Pisapia ha introdotto anche un altro tema, no? Il Partito Democratico è Renzi, è il suo segretario, il Partito Democratico è anche altri leader, altre figure, alcune delle quali in questo momento hanno anche un ruolo istituzionale importante, a partire ovviamente dal Presidente del Consiglio Gentiloni. E Pisapia diceva, dobbiamo prendere atto che c'è stato uno scarto rispetto alla stagione precedente, che il nuovo governo ha saputo fare, muoversi, comunicare delle cose in maniera diversa da quello precedente.
Da questo punto di vista è un'osservazione che condividi ed è una questione che appunto può diciamo cambiare anche il percorso da qui alle elezioni, questa discontinuità che Pisapia vede nel governo Gentiloni rispetto a quello Renzi? Ma intanto io credo che Paolo Gentiloni abbia avuto un elemento vero di discontinuità sul piano dei toni, dei comportamenti, degli atteggiamenti, e questo non è banale, e abbiamo avuto modo di apprezzarlo in più occasioni. Noi gli chiediamo però un cambio ora che non sia solo nei toni, che vanno bene, ma sia anche nel merito, a partire dalla questione sociale, che per noi è la questione fondamentale che riguarda questo Paese. C'è un'enorme questione sociale che è ancora nascosta, che è il vero tema su cui una sinistra di governo deve misurarsi. Io credo che le ultime scelte che si sono compiute non vanno nella direzione giusta. Anche qui è utile parlare con degli esempi. Io continuo a chiedere più coraggio a Paolo Gentiloni. Non posso non osservare, per esempio, una cosa. È stata messa pochi mesi fa la fiducia sulla manovrina che reinseriva i voucher, un errore terrificante. Non viene usato lo stesso coraggio per mettere la fiducia su una norma sacrosanta come lo ius soli. È evidente che una cosa del genere, per esempio, mi fa dire che non ci siamo. Bene i toni, ma non bastano i toni. E non bastano soprattutto quando si arriva a una legge di bilancio. Io penso che sia un fatto positivo che domani noi incontriamo Paolo Gentiloni, ma gli chiediamo una svolta, gli chiediamo un cambio di rotta, gli chiediamo di rimettere al centro la questione sociale. Per esempio, ne dico una che a me sta particolarmente a cuore. In questo Paese c'è un tema enorme che riguarda la sanità pubblica. Noi, se non ricominciamo a mettere un po' di soldi sulla sanità pubblica di questo Paese, alimenteremo un meccanismo strisciante di privatizzazione del nostro sistema sanitario. Questo per me è inaccettabile. E allora si può immaginare da subito un tentativo su questi temi qui della sanità di fare un passo avanti? Noi lo abbiamo detto, lo ha detto Giuliano Pisapia, lo dico io questa sera. Si può immaginare di mettere mano al super ticket? Guardate, sono piccole cose concrete che si possono fare. Quando si è deciso di mettere la tassa, di togliere la tassa sulla prima casa anche ai miliardari, noi avevamo presentato un emendamento. Questo emendamento diceva: facciamo pagare la tassa sulla prima casa almeno al 10% più ricco di questo Paese. Il 10% più ricco, pagando la tassa sulla prima casa, avrebbe prodotto un introito di 1 miliardo, poco meno di un terzo della posta complessiva. Se si recuperasse quel miliardo, noi potremmo abolire il super ticket, che costa tra i 6 e 800 milioni, e potremmo mettere 200 milioni sul diritto allo studio. Allora io dico a Gentiloni: ma si può fare una cosa forte che dia il segnale che c'è la consapevolezza che bisogna essere discontinui non solo nei toni apprezzabilissimi, ma anche nel merito? E io credo che questo sia il punto. E il confronto che facciamo domani è esattamente attorno a questo. E io credo che noi dobbiamo chiederglielo. E troppe volte abbiamo visto Alfano, i centristi, andare lì e porre in maniera ricattatoria loro questioni e loro argomenti. Noi non abbiamo questo modo di fare, ci distinguiamo anche per questo. Nessuno di noi ha mai fatto un ricatto. Però diciamo con nettezza a Gentiloni che è il tempo di cambiare, che bisogna rimettere al centro un'enorme questione sociale che c'è in questo Paese. E la questione sociale riguarda la sanità e riguarda le giovani generazioni, che sono l'altro dramma di questo Paese. Se a me viene chiesto qual è la più grande emergenza, per me la più grande emergenza nazionale sono i giovani senza lavoro. Se penso ai nostri giovani, ai ragazzi italiani, si sta annullando e azzerando la civiltà del lavoro. Anche qui da quanti giorni lo stiamo dicendo? Lì non servono soldi. Non chiediamo soldi, basterebbe qualche segnale. Ma è possibile che i ragazzi escono dall'università e continuano a saltare da uno stage all'altro a 200-300 euro, umiliando se stessi e le proprie famiglie che hanno speso un sacco di soldi per tenerli all'università? E allora per me essere di sinistra significa questo,
significa ripartire dal sentire comune delle persone, significa rimettere le mani nei problemi veri del vissuto delle persone. E questo chiederemo noi domani a Gentiloni, dicendogli che bisogna provare a cambiare marcia, perché così si rischia di non rispondere a questa enorme domanda che c'è nel Paese, e se non risponde quel governo si alimenterà ancora di più sia il populismo dei 5 Stelle che la destra, che su questi temi ormai è fortissima. Ma vi rendete conto che alle ultime elezioni amministrative nelle periferie di Roma, di Milano prima e poi di Genova o di altri importanti comuni italiani straripa Salvini e straripano i 5 Stelle? Perché? Perché la sinistra e il centrosinistra hanno dato la sensazione in questi anni di stare dalla parte di chi ha vinto, di chi sta bene, di chi non ha problemi, e mai dalla parte di chi non ce la fa. E per me la sinistra, se non sta dalla parte degli ultimi, se non lotta esattamente al fianco di chi non ce la fa, non ha più senso, rischia di non avere più alcun senso. E allora usiamo questo passaggio di domani per mettere i piedi fino in fondo in questa vicenda e chiedere con forza una svolta sulle questioni economiche e sociali al nostro governo. Ma che succede se Gentiloni non dovesse dare segnali di accogliere i temi sui quali farete le vostre richieste? Siete pronti anche a togliere il vostro sostegno alla legge di bilancio? Le condizioni sono chiare, adesso si tratta di capire anche fino a dove volete spingervi se queste condizioni non saranno rispettate. Allora, io sento anche qui di dire con chiarezza come la penso. Noi non siamo quelli che portano questo paese allo sbando, non saremo mai quelli che portano la troica in questo paese. Penso che la posizione sia chiara e netta, ma detto questo, non si abusi eccessivamente della nostra responsabilità. Io non mi sento in questo momento parte della maggioranza di questo governo. Fatemelo dire con nettezza. Io sono responsabile, non faccio arrivare la troica. Non deve aver paura Gentiloni dei voti al Senato, ma io politicamente non mi sento parte di questa maggioranza, perché è una maggioranza che non sta facendo le cose che servono all'Italia. Questo è il punto. Giuliano Pisapia. Un appunto, certo. Questa cosa. No, mi divertiva mentre parlava Roberto, perché ho pensato che lui non è un pokerista. Vero? Perché altrimenti non avresti venduto questa carta che in ogni caso saremo responsabili. Io invece sono convinto che stiamo facendo una scelta giusta, finalmente facciamo le cose per cambiare e non solo criticare, e sono abbastanza fiducioso che si riesca in due obiettivi. Uno, e questo veramente ringrazio fin d'ora, invito i parlamentari e le parlamentari di fare di tutto per vedere se nella prossima legge di stabilità ci sia ancora una mancia elettorale, perché questo non è concepibile, e quindi se ci fosse diciamo subito che questo non è possibile fare. E in secondo luogo che se noi riuscissimo a dare veramente una svolta precisa su temi fondamentali, lotta alla povertà, il tema sanitario, oggi ci sono migliaia e migliaia di persone che pur malate non hanno i soldi per pagare il super ticket e quindi non si possono guardare. Il diritto alla salute è rimasto in Costituzione ma non è più all'ordine del giorno. Ecco, ci sono temi fondamentali su cui si può incidere. Io credo che questa sia stata una scelta giusta, responsabile di un soggetto di sinistra o di un gruppo parlamentare di sinistra. C'è un tema che di solito non procura simpatia a chi fa la domanda, però è inevitabile, che è il tema della leadership, che è un tema molto sentito dai cittadini, perché piacciono o no, gli italiani negli ultimi 20 anni e più si sono abituati a fare i conti con campagne elettorali nelle quali le forze politiche esprimevano una leadership forte, una candidatura alla premiership, che è diventata nella percezione di tutti anche un elemento di credibilità della proposta politica. Poi ovviamente sugli eccessi del leaderismo, sui guasti del leaderismo, il dibattito magari si farà in un'altra sede, però questi sono i fatti ed è una questione con cui anche la sinistra dovrà fare i conti. Allora chiedo a Giuliano Pisapia due cose.
La prima intanto è un po' una premessa, se diciamo, si è fatto un'idea definitiva rispetto alla sua idea di scendere in campo intanto alle elezioni come candidato nelle liste, visto che insomma, la sua ultima dichiarazione più netta sul tema parlava di una volontà di non candidarsi. Gli chiedo se questa è ancora la sua idea e gli chiedo anche se invece, se dovesse essere cambiata, se Pisapia è in campo anche con l'idea di essere la punta, il frontman, come dicono gli anglosassoni, di questa coalizione, o se invece ha un'altra idea, o se invece bisogna cambiare stagione e quindi rimuovere il tema della leadership, visto che si vota col proporzionale e molti dicono non è più necessario esprimere un leader. Però il rischio è che poi altri lo facciano e la sinistra si ritrovi invece su questo con uno svantaggio. Io ho preso atto che il mondo è molto cambiato. Oggi i tre leader degli schieramenti più forti, anzi i quattro leader degli schieramenti più forti, non sono in Parlamento. Io ho molto rispetto per il Parlamento, ho anche avuto la fortuna di avere un'esperienza parlamentare in un periodo veramente di alto livello, di capacità di confronto, anche di scontro, meno nel caso era veramente, sembra strano, piacevole ascoltare anche gli avversari perché non c'erano gli insulti, non che non ci fosse qualche scontro ogni tanto, ma veramente si cercava di confrontarsi anche duramente. Allora, questa idea che ci debba essere un leader, secondo me è un'idea sbagliata di principio. L'ho sempre detto, l'ho sempre dimostrato, il leader non lo si cala dal basso, ma al limite il leader viene riconosciuto dalle persone, dal suo popolo, dal popolo che vede con favore quella persona che possa impersonificare un cambiamento, un avanzamento, un passo avanti rispetto a quello in cui crede. Io mi ricordo questa cosa divertente non tanto al momento, quando, e non dico il giornale, non è il tuo, ho fatto un'intervista alla stampa, non giornale, e mi hanno chiesto se sarei stato il leader di questo nuovo movimento che allora prospettavo, ancora non si avevano le idee più chiare come abbiamo adesso, perché passi avanti le abbiamo fatte, adesso non scherziamo a dire che siamo tornati indietro. Ebbene, lui ha detto, no, io mi metto al servizio di una comunità di valori, di principi, di obiettivi in cui credo fermamente. Mi ha richiamato alle 8:30 per dire, qua insistono perché tu dia una risposta che vada in direzione diversa. Ha detto, no, guarda, questo è quello che penso, questo è quello che penso. Il giorno dopo, nella intervista, era detto esattamente quello che aveva detto, il titolo era Pisapia, leader della nuova sinistra. Allora, per questo voglio con voi parlare chiaro. Se uno si mette a servizio, fa quello che serve. E quindi parlare adesso di candidature o di leadership in un sistema elettorale che è proporzionale, che non prevede all'interno del simbolo l'indicazione del candidato presidente del Consiglio, mi scuso, rispetto e comprendo la domanda dell'intervistatore, però io vorrei parlare e ritornare a parlare di cose concrete come abbiamo fatto fino adesso. E a proposito di cose concrete, io credo che il tema, uno dei modi per cui risolvere il tema dell'occupazione, e lo chiederemo domani al Presidente del Consiglio, ho scoperto recentemente, ma all'inizio non ci credevo, ma sono andato a verificarlo su un giornale economico, che in Italia nei prossimi 15 anni sono già disponibili, sono già finanziati i lavori pubblici per 100 miliardi di euro. Non partono per mille motivi, ma il motivo principale è la burocrazia per far partire questi lavori. Il fatto che venga tutto bloccato dalle cose più diverse. Allora io credo che domani dovremo chiedere, ma ci siamo già confrontati, una cosa che secondo me è importante. Uno, che una parte di questi fondi venga con priorità indicata e valorizzata rispetto al sistema, diciamo, necessario di intervenire con urgenza sulla situazione ambientale, sul rischio idrogeologico, sul rischio delle tantissime abitazioni che non sono antisismiche, cioè sulla sicurezza del territorio e sulla sicurezza dei cittadini. E dall'altro, creare le condizioni, partendo già da quello che sarà stabilito la legge in bilancio, che in tempi brevi quei
gli interventi partano, perché nel momento in cui partono interventi che siano finanziati, a quel punto si crea anche e soprattutto nuova occupazione, e direi anche nuova e buona occupazione. Roberto Speranza, su uno dei temi su cui non c'è solo la legge di bilancio, c'è appunto, come abbiamo detto, anche la legge elettorale, è un tema che ovviamente anche questo si trascina da tanto tempo. Sappiamo tutti quali sono le traversie che hanno portato a questa situazione, per cui l'Italia è un paese che rischia di andare a votare con due leggi elettorali differenti, però adesso c'è in campo, diciamo, un tentativo su cui voi vi siete espressi molto chiaramente, insomma la vostra contrarietà è evidente, netta, pubblica, però la domanda è se questo tentativo, a dispetto anche di molte previsioni, dovesse passare. Che cosa cambia nell'organizzazione di questo soggetto di sinistra che comunque sfiderà il Partito Democratico, nella vostra idea, anche con il nuovo sistema elettorale? E te lo chiedo perché si ragiona a margine dell'approvazione della legge elettorale anche di soluzioni che riportano a tempi antichi, cioè addirittura che ha rispolverato la parola desistenza, che per gli aficionados dell'epoca era un meccanismo per cui praticamente in alcune circoscrizioni, in alcuni collegi si presentava un pezzo di sinistra, in alcuni se ne presentava un altro. Insomma, sono soluzioni che in qualche modo potete prendere in considerazione se passerà la legge elettorale, oppure legge elettorale invariata o no, la vostra posizione rimarrà la medesima? Ma intanto io penso che la questione della legge elettorale sia importante riguardo alla qualità della nostra democrazia. Mi sforzo di dirlo perché spesso in questi anni ci sono state persone che mi venivano vicino e mi dicevano: ma perché ti sei dimesso da capogruppo alla Camera sulla legge elettorale, che è una materia che quasi nessuno capisce? E questo in parte è vero, però guardate, la legge elettorale ha a che fare con la qualità della nostra democrazia. E penso che per un parlamentare la qualità della democrazia sia una cosa abbastanza decisiva. Io allora mi dimisi perché pensavo che la scelta era una scelta sbagliata per due ordini di ragioni. Uno, perché c'era una distorsione incredibile della rappresentanza, e la seconda perché si costruiva ancora una volta un Parlamento di nominati. Mi dispiace perché oggi ancora una volta ci troviamo a discutere con una legge che sostanzialmente distorce un pezzo di rappresentanza senza garantire in nessun modo la governabilità, e questa è una frase complicatissima da capire, ma poi soprattutto ci fa fare il record mondiale dei nominati. Cioè, ancora una volta avremo un Parlamento non di persone scelte dal proprio territorio, ma di servi che dovranno rispondere al capo partita che li mette in lista. E per me questo è inaccettabile. Io sono dell'idea che noi dobbiamo fare una grande battaglia democratica su questo punto. Guardate, fa male alla nostra democrazia. Uno dei punti di fondo per cui cittadini e politica non vanno più d'accordo è esattamente perché si è rotta la rappresentanza. I parlamentari non possono essere nominati nel chiuso di una stanza da 5 capi partiti. Voi decidete il consigliere comunale, il consigliere regionale, si arriva in Parlamento e decide il capo che c'è a Roma. E anche qui fanno spesso finta di litigare, ma alla fine Salvini, Renzi, Grillo e Berlusconi su una cosa sono stati sempre d'accordo, cioè mettersi i propri nominati in Parlamento. E io penso che su questo dovremmo fare insieme, Giuliano, una grande battaglia vera per restituire ai cittadini la possibilità di scegliere. Io penso che il Rosatellum sia due, così come viene chiamato, sia una legge sbagliata per queste ragioni. E anche perché è una legge che non ha il coraggio di scegliere, non sceglie le coalizioni che sono un pasticcio, finte coalizioni in cui però ogni partito si presenta col proprio leader e col proprio programma. Infatti noi diciamo negli emendamenti: volete fare le coalizioni vere? E allora Mattarellum vero. Se invece non volete fare le coalizioni vere, si vada sul proporzionale puro, così come c'è per esempio nel sistema tedesco, oppure un aggiustamento di questo modello. Dopodiché voglio rispondere alla domanda che tu mi hai fatto con molta nettezza e chiarezza. Guardate, la legge elettorale conta sicuramente, pesa, ma le alleanze le fai se vai d'accordo sulla politica. Tu puoi avere anche una legge proporzionale, ma se vai d'accordo su tutto, fai la stessa lista insieme, no? Se invece hai un distinguo non componibile sulla politica, è complicato fare un'alleanza.
Allora, anche qui, sto in un minuto sul merito. Io non vado in giro per l'Italia a dire viva la buona scuola, perché la ritengo un disastro. Io non vado in giro per l'Italia a dire viva il Jobs Act, perché il Jobs Act ha deluso le aspettative. Qualche giorno fa parlavo con un ministro e gli ho dato un numero. Sentite un attimo questo numero. La promessa del Jobs Act era più contratti a tempo indeterminato. Anno 2017, regione Lombardia, motore economico e produttivo del nostro paese, dall'inizio del 2017 ogni 100 contratti fatti, 12 sono a tempo indeterminato. Ma è possibile che non si capisce che così non si può andare avanti? Che ci sono 12 vite che si salvano e 88 vite che non escono dalla precarietà? Non è possibile! E allora l'alleanza la puoi fare sulla politica. E quindi io insisto, con questa legge elettorale, che io mi auguro non passi, e mi auguro che anche nel PD si apra una discussione, perché guardate, lo dico alle tante persone del PD con cui sono in rapporti umani belli, sono rimasti tanti rapporti importanti. Attenzione, state facendo una legge elettorale che vi porterà a perdere in larga parte dei seggi, perché con un meccanismo diabolico, se voti sul maggioritario, cioè sulla persona candidata nel collegio, quel voto si trasferisce in qualche modo sul proporzionale. E quindi noi che dobbiamo prendere i voti sul proporzionale, siamo costretti a mettere un candidato in ogni collegio. E io lo dico qui stasera, noi metteremo un candidato in ogni collegio uninominale. E questo sarà un problema per il PD, ma lo vogliono capire o no? Ma l'idea sbagliata è immaginare che tu fai l'alleanza attraverso la legge elettorale, forzando. No, l'alleanza la puoi fare sulla politica. Vienimi a dire che il Jobs Act non ha funzionato, vienimi a dire che la riforma della scuola non è andata bene, proviamo a ragionare insieme su 2, 3, 4 punti di fondo condivisibili e poi puoi arrivare a parlare di alleanza, perché altrimenti l'alleanza è una presa in giro. E allora io lo ribadisco con nettezza. Noi abbiamo un popolo da rappresentare, abbiamo un popolo che è senza casa politica, un popolo che non vuol seguire le sirene di Grillo, che spesso ha anche votato Grillo. Tanti dei nostri hanno votato per Grillo, perché non gli piaceva il PD e alla fine pensavano che era il modo più efficace per scardinare questo sistema. E non possiamo noi giudicare un elettore. Quante volte anche questo lo abbiamo detto? Noi facciamo politica, veniamo giudicati dai cittadini, non possiamo noi giudicare un elettore. E se 25 cittadini su 100 vanno al seggio e votano per Beppe Grillo, c'è un messaggio tremendo che ci arriva e noi dobbiamo dare una risposta. Però c'è tanta gente che è delusa, non vuol più votare per Grillo, non si sente di destra, ritiene Salvini pericoloso per la nostra democrazia, ritiene quello di Berlusconi un ritorno inaccettabile e ritiene che il PD purtroppo non ce la fa più, perché le cose che ha fatto hanno tradito un popolo. Prova a andare tra gli insegnanti a raccontare che bisogna rivotare per Renzi. E allora noi dobbiamo costruire un'alternativa larga, non stretta. Guai a una ridotta di sinistra, io non ce l'ho nella pelle, non mi interessa, non è la mia cultura politica. Io sono uscito dal PD per fare una grande forza popolare di massa, una grande forza democratica di governo che provi a cambiare le cose. E questo dobbiamo fare e lo faremo a prescindere dalla legge elettorale. Intanto al volo su questo punto, Speranza diceva se passa il Rosatellum un candidato in ogni collegio non si scappa. Pisapia è d'accordo? Io credo che l'obiettivo è non far passare quella legge che porterebbe a una soluzione del genere, perché uno deve essere presente con una legge che abbia l'uninominale e il proporzionale, deve essere presente dappertutto, anche per cercare di avere un maggior numero di consenso, quantomeno anche per spiegare a tutti, sul territorio soprattutto, quelle che sono le loro proposte, quali sono le critiche rispetto al passato e quali sono le prospettive del futuro. Però io finché non vedo la legge approvata non ci crederò, perché sarebbe un suicidio proprio anche da parte del Partito Democratico, che nessuno dovrebbe valorizzare ma neppure ipotizzare.
A proposito della costruzione di questo soggetto, sei stato molto chiaro sul tema della leadership, però ci sono delle figure che sono state dei grandi leader della stagione della sinistra al governo e non solo in questi anni, che sono sicuramente degli interlocutori di questo percorso. Due nomi su tutti, faccio questi due perché se non ricordo male sono anche i due sui quali hai raccontato nei giorni scorsi in un'altra occasione, in un'altra festa pubblica, di averli incontrati. Mi riferisco a Romano Prodi ed Enrico Letta. Se ho capito bene, insomma, hai avuto modo di discutere con loro, evidentemente, di questo percorso, di questo orizzonte, nei quali immagino sulla base, non è difficile farlo, sulla base dell'identikit di questa nuova forza politica, della sua larghezza, del coinvolgimento di un certo tipo di figure, è chiaro che sarebbero adesioni fondamentali per dare un marchio chiaro, per restituire immediatamente l'idea che non nasce una cosa minoritaria. Stiamo parlando del resto di due ex presidenti del Consiglio, quindi diciamo quanto di meno minoritario si possa immaginare. La domanda è, insomma, che cosa ne è uscito fuori? Cioè Letta e Prodi, la tenda di Letta e Prodi, visto che Prodi usa spesso questa espressione, no? La mia tenda, abbiamo capito che si è allontanata dal PD, ce lo ha detto lui. Quanto è vicina la tenda di Prodi e Letta a questa nuova, a questo nuovo soggetto? No, potrei rispondere, bisogna chiederlo a loro, però cerco di... Magari l'hai fatto. No, cerco di spiegare come è arrivata sui giornali quella ipotesi. In un dibattito, mi sembra, se non ricordo male, un'intervista televisiva, io ho detto che forse il Partito Democratico attuale, che ha anime diverse, io mi sento molto vicino a certe anime del Partito Democratico, ieri era questo dibattito, questa festa di Rete Dem, diciamo c'era una consonanza sui diritti civili, sui diritti sociali, sulle prospettive del futuro. Ho detto forse una riflessione da parte dei dirigenti in generale, senza fare nome perché non mi piace il personalismo, non perché ho timore di fare nomi, bisogna pensare perché tra i fondatori gran parte se n'è andata o abbandonato e è andata a cercare altre case. E ho citato anche Letta e Prodi. E quando mi è stato chiesto se l'avevo visto, credo che più o meno sia andata così, ho detto sì, Prodi l'ho visto, in un conto è stato ufficiale, nel senso che abbiamo parlato di prospettive del futuro, lui si era proposto di fare, diciamo, la colla tra queste due ipotesi. L'ho rivisto a Bologna a un dibattito, presentavo un libro peraltro molto interessante con il ministro Orlando e con Ferruccio De Bortoli, e Prodi, la bolognese, è venuto a farci un saluto, ha fatto una chiacchierata così, quindi nulla di più di quello che è già emerso sui giornali e quello che Prodi ha detto pubblicamente, ha detto anche a me. Con Letta addirittura l'incontro risale a molti, molti mesi fa, forse addirittura prima dell'estate, è stato un incontro, diciamo, tra due persone che non si vedono da tempo e che nel momento in cui lui era presente a Milano si sono confrontati, ma ancora non eravamo su questo percorso e in questa direzione. In ogni caso, io sono dell'idea, ma veramente siccome rispetto il fatto che uno possa essere in un momento in cui non vuole prendere posizione e sta a vedere quello che succede, soprattutto se ha avuto delusioni come è accaduto non raramente e rispetto al passato, siccome sono persone che stimo molto, credo che qualunque cosa decideranno sarà la scelta giusta, quindi mi fido molto che sapranno dare segnali di saggezza e soprattutto indirizzi, indipendentemente dal fatto di una loro partecipazione diretta politica, ma almeno come orientamento di cultura politica, perché anche sulla cultura politica noi dobbiamo fare un grosso passo avanti rispetto al passato. C'è un altro leader, invece, lui non è stato presidente del Consiglio, però è stato presidente di un'importante regione italiana, parlo di Nichi Vendola, che comunque un leader della sinistra di questo paese, fondatore di uno dei partiti che in questo momento animano la scena a sinistra. Vendola, a proposito dell'idea di ritornare allo spirito dell'Ulivo, come più volte è stato detto da te e anche da altri, ha usato parole molto dure, ha detto tra le altre cose sarebbe come fare una seduta spiritica. Ecco, con quell'altro pezzo di sinistra che comunque c'è, parlo di sinistra italiana, quell'area lì, come bisogna porsi? Perché
nel campo ci può entrare anche chi pensa che l'Ulivo sia una seduta spiritica, o lì arriva un paletto per cui si interrompe ogni possibile discussione? Io innanzitutto una cosa molto personale, anche se, visto che la domanda era pubblica su Nichi, mi sono dispiaciuto le sue parole, non l'ultima che era praticamente una battuta, ma le sue parole quando ha detto che io sono molto generoso soprattutto con me stesso. Siccome chi mi conosce, Nichi mi conosce, sa che la mia realtà, e l'ho dimostrata nei fatti, è stata completamente diversa. E quindi dal punto di vista affettivo, dei rapporti umani e anche politici che abbiamo sempre avuto, delle differenze e delle divergenze, ma soprattutto il momento unità mi ha molto dispiaciuto. Però vorrei rispondere con una cosa, non ho parlato di Ulivo, ho parlato di ispirazione ulivista, di cui ha fatto parte anche Vendola, e posso aggiungere una cosa, e spero che veramente sia la fine di ogni possibile polemica personale con Nichi, io non l'ho mai avuta, che forse io nella mia giunta assessori che venivano dalla destra o dal centrodestra non li ho mai avuti. Su questo tema del coinvolgimento anche di chi sta in questo momento alla vostra sinistra nella geografia, cioè Sinistra Italiana, vuoi dire qualcosa? Ma io provo a ripetere velocemente il concetto che mi sta più a cuore. Io ho una stima vera per Prodi, per Letta, penso che Nichi Vendola sia un pezzo della storia del centrosinistra italiano, ma penso che il problema della ricostruzione del centrosinistra non è fare la somma delle personalità, ma ripartire con un progetto che parli ai problemi veri del paese. Io penso che questo sia il punto. E qui permettimi di dirlo, c'è anche una trappola giornalistica, non di stasera, ma nella quale noi siamo, lo dico io, Giuliano, tanti altri. Guardate, io dovunque vado sono ogni volta assalito da cronisti che mi chiedono un giudizio sull'ultima frase di qualcuno. Ma vi rendete conto che in questo paese 4 ragazzi su 10 sono senza lavoro e il punto è Tizio, Caio, Sempronio? La sinistra non rinasce così, rinasce se rimette le mani nei problemi di fondo di una società che è rotta. Ma quanta inquietudine ci deve essere in questa società per i voti che prendono i grillini, Salvini, quanto disagio sociale. E noi dobbiamo avere il coraggio di rovesciare la piramide, di partire di là. E qui permettetemi di dire una cosa su di noi. A me Giuliano convince per il suo profilo personale, perché il tempo in cui si va sui giornali o si è forti in televisione, se la si spara grossa, c'è una rincorsa terrificante. Guardate, se una persona inglese, francese o di qualche altro posto europeo viene e segue i giornali italiani, rimane senza parole. È una rincorsa terrificante di leadership che sembrano inseguirsi ogni giorno a chi la spara più grossa. Per me la politica è un'altra cosa. Per me la politica è serietà, sobrietà, umiltà e mettere avanti il noi. Di questo abbiamo bisogno. Di questo abbiamo bisogno, un altro modello. E guardate che quel modello lì noi ce l'abbiamo sempre avuto, noi di centrosinistra e di sinistra. Negli ultimi anni nel PD è successo altro, purtroppo. Il berlusconismo c'è entrato in casa, leader e leaderini, a partire diciamo dal più importante protagonista degli ultimi anni, che non abbiamo ancora nominato, quindi evitiamo di nominarlo come faceva prima Beltroni. C'è un punto culturale, e io rivendico questa diversità. Noi dobbiamo offrire un altro modello in cui c'è una squadra, in cui c'è umiltà, in cui ci sono sicuramente delle personalità che stanno avanti, che sono un po' più visibili, un po' più forti, ma poi c'è una squadra e c'è soprattutto un'agenda per il paese. Noi la differenza possiamo farla solo se abbiamo il coraggio di costruire una nuova agenda, che deve essere di governo ma radicale. Guardate, lo dico io, che tendenzialmente sono uno riformista, non sono mai stato considerato, diciamo, un pericoloso estremista, ma in questo tempo in Italia c'è una domanda di radicalità alla quale dobbiamo dare risposta, ed è una domanda di radicalità che riguarda la vita delle persone, quei ragazzi senza lavoro, gente che non riesce ad andare in pensione, persone che non riescono a pagare un mutuo. Noi dobbiamo dare una risposta anche di radicalità, e radicalità e cultura di governo possono camminare insieme.
Questo è il nostro progetto. Giuliano Pisapia, andiamo verso la conclusione, però c'è da tracciare a questo punto anche un po' un'agenda. Siamo a 3-4 mesi dalle elezioni, diciamo 4 se vogliamo ipotizzare l'inizio dell'anno prossimo, comunque siamo molto vicini. Ci sono una serie di tappe obbligate per ogni campagna elettorale, nel caso della costruzione di questo soggetto di sinistra ce ne sono forse ancora di più, proprio perché ci sono ancora dei nodi da sciogliere, a cominciare dalle tanto invocate priorità di programma, perché ancora, diciamo, non esiste un manifesto, chiamiamolo così, di quest'area che spieghi al Paese che cosa farebbe una volta al governo. Ecco, vogliamo tracciare quindi un'agenda da qui alla fine dell'anno per raccontare che cosa succederà nella costruzione di questo soggetto? Io credo che sui temi, sul progetto, sulle proposte non siamo affatto indietro, anzi siamo avanti, nel senso che siamo partiti da lontano, sono mesi e mesi che le officine delle idee che lavorano, risale a qualche mese fa, ma mi sembra molto della conferenza programmatica di articolo 1, continuano ad arrivare, e questo è molto bello, da persone di ogni livello, dal territorio alle università, delle proposte, delle idee, c'è solo da limarle e io credo da trovare i 4 punti, non di più, su cui fondare la nostra campagna elettorale. 4 messaggi che dimostrano la diversità rispetto al passato e uno sguardo attento al futuro. Quindi su quello sono molto tranquillo, ecco, nel senso che basta fare un lavoro di cesellatura e di trovare chiaramente i 4 punti su cui impuntare il nostro progetto. Sull'altro io ho una visione diversa, perché l'ho provata quando nel luglio dello scorso anno sono partito in giro per l'Italia. Noi dobbiamo recuperare un'adesione che non sia di militante, ed è fondamentale, ringrazio i militanti, l'ho fatto anch'io, dopo parlamentare sono ritornato a lavorare a livello di base, di base, da sempre iscritto nel movimento che allora era SEL, in cui credevo moltissimo. Io credo che dobbiamo più che ragionare tra di noi, ragionare con i cittadini e soprattutto con quel popolo che abbiamo perso. Andare a dire che c'è veramente un nuovo modo di fare politica, che abbiamo dei programmi, dei progetti e delle proposte che sono serie e realizzabili, non sono il mondo dei sogni. I sogni sono bellissimi, però ormai le persone vogliono concretezza. Per questo io spero che da domani, con questo incontro con il Presidente del Consiglio, noi daremo un segnale di riuscire anche a fare delle cose che sono utili al Paese, nel senso che in tempi brevi si vedano i risultati, e poi veramente lavorare sul territorio, fare tornare speranza e entusiasmo, essere capaci anche con la credibilità che abbiamo di avere quel consenso che è poi quello che è importante a livello elettorale. Io, no? Speranza già ce l'abbiamo, e quindi anche a lui chiedo che cosa bisogna fare, ritornando all'appello da cui siamo partiti, cioè accelerare, non indugiare, mettere in campo questa proposta. Questa proposta, appunto, ha bisogno di una serie di passaggi. Qual è l'agenda nella testa di Roberto Speranza? Ma per me l'agenda è, appunto, ripartire dal merito, focalizzare le 4 questioni di fondo a partire dalla vicenda sociale del nostro Paese e poi costruire questo momento di partecipazione democratica. Noi abbiamo bisogno, dopo le elezioni siciliane, di un grande momento in cui la nostra gente possa ritrovare un entusiasmo. Abbiamo bisogno di chiamarli, abbiamo bisogno di farli partecipare, di farli scegliere, di farli decidere, di non mettere vincoli alla loro forza e alla loro energia. Ecco, io voglio dare questo messaggio qui, un po' come messaggio di fondo anche di questa festa. Io credo che in questi mesi dobbiamo fare di più e meglio di quanto abbiamo fatto finora. Noi siamo usciti dal PD, altri hanno lasciato Sinistra Italiana, altre persone, donne, uomini, si sono avvicinate senza nessuna tessera, senza nessuna appartenenza. E non è facile. Anzi, se posso dirvi la verità, io vedo un fiume in uscita dal PD di gente delusa che non ce la fa più, ma la mia verità è che noi non siamo stati ancora all'altezza di raccogliere questo fiume e di rappresentarlo. Questa è la verità, io lo dico con grande nettezza, a partire da me che coordino questa
straordinaria esperienza di Articolo 1. E allora il messaggio che voglio darvi è questo: bisogna crederci, bisogna rimettersi in cammino, bisogna essere all'altezza, provare a incrociare giovani e non giovani generazioni. In questi giorni ci sono stati qui centinaia di ragazzi straordinari che voglio abbracciare uno per uno, ma anche esperienze importanti della nostra comunità. Fatemi salutare per tutti Antonio Bassolino, che è un simbolo di questa nostra città. Voglio dirvi che ce la possiamo fare, che insieme questa sfida si può vincere, che l'idea di ridare una casa progressista, di centrosinistra, di sinistra, a questo nostro popolo è più forte di ogni personalismo, è più forte di ogni ritardo, è più forte di ogni limite. E allora vi chiedo con tutta la forza possibile di darci una mano, di stare in campo, di farci sentire il vostro fiato sul collo, perché non si sta giocando il futuro di qualcuno, ma il futuro di questo paese e la forza che in questo paese potrà avere la sinistra e i valori che la sinistra deve e può rappresentare. Grazie. Grazie a tutti. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Sulle mani, su bella ciao! Siete bellissimi! Sono bellissimi! Sono alzato, oh bella.